Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Domanda intanto la più semplice: chi è Ciro? Beh, Ciro è un ragazzo normale, 46 anni. Conosco Mario da una vita, poiché sono anche responsabile dell'animazione presso un villaggio che si trova lì nelle Marche, a San Fossino di Cingoli, e, che è il Verde Azzurro. Da 21 anni, quindi in questi anni comunque sai, ho organizzato l'animazione, però io in realtà sono un musicista, un cantautore, capito? Ho scritto molti pezzi nella mia vita e ogni tanto ne canto qualcuno. E poi normalmente faccio anche lavori normali, perché sennò se volessi vivere di canto e solo animazione in questo paese sarebbe difficile. Cantautore, animatore, direttore artistico, o chiaramente tante cose. Intanto, che cosa significa fare il direttore artistico di animazione a un villaggio turistico? Beh, devi comunque prima ricercare tutte le risorse umane per poi creare uno staff. E fare il cocktail giusto, metterci dentro ragazzi e ragazze che siano, diciamo, spigliati, con un senso di arte, sia per la pittura che per il ballo che per il canto, e che siano, diciamo, socievoli. In questo momento in cui, diciamo, che la socialità passa attraverso più internet che per altro, noi creiamo comunque il contatto umano, cioè con le persone, e come una volta, diciamo, prima che ci fossero i social. E abbiamo detto cantautore, scrivi le canzoni. Prima cosa, allora, che sensazioni provi quando suoni i tuoi pezzi? E davanti c'è del pubblico che ti ascolta chiaramente e vedi le loro emozioni. Che sensazioni provi? Beh, sono emozioni, perché comunque la gente apprezza ciò che tu fai, capito? Alla fine anche una canzone può essere una piccola, tra virgolette, opera, come se fosse un quadro, come se fosse una scultura, perché l'hai fatta tu, capito? Cioè, quindi provi comunque un'emozione e gratificazione quando poi la gente apprezza ciò che hai fatto. La complessità di scrivere un brano, nascono prima le parole, nasce prima la musica, oppure a volte nascono insieme? A volte nascono insieme, a volte nascono insieme, può nascere prima la musica, può nascere un testo, oppure puoi musicare un testo che già avevi. Diciamo che è così, diciamo che ogni canzone deve avere il testo, la musica giusti per poi essere come un vestito, capito? Cioè, che ti metti addosso, che sia perfetto. Questo logicamente nasce da emozioni, che comunque c'è, cioè, che scrive canzoni così, a meno che non fai delle canzoni divertenti dove cerchi parole facili. Tra i vari artisti che hai fatto le canzoni, qual è quello che ti ha rappresentato, cioè che la musica in realtà te l'ha fatta vivere molto di più rispetto a tanti altri, comunque gli ha dato quella sensazione in più? C'è qualcuno? Ma no, beh, di artisti famosissimi non ce ne sono, qui ho scritto canzoni, ti dico la verità, perché poi le canzoni me le tengo sempre per me, capito? Non sono un cantautore che, diciamo, da canzone in giro per diventare famoso, bensì un cantautore che le canzoni se le canta da solo, magari nelle serate di piano bar, magari sempre anche in un villaggio turistico durante le serate, così. Non mi va di far cantare i miei pezzi alle persone, perché comunque, a parte che ci vuole il canale giusto per poi arrivare a determinate persone,
come puoi ben capire, non è facile, come niente è facile, quindi diciamo che non mi metto proprio a cercare, perché ognuno c'è sui canali e devi entrare in un'ottica che al momento non mi compete, capito? Cioè, potrei anche scrivere la più bella canzone del mondo, però magari non arriva la persona giusta. Cioè, tutto qui. Ci sarebbe qualche artista che ti piacerebbe dire, ecco la mia canzone, a questo punto? Guarda, io sono un autore che scrive canzoni sullo stile un po' più, diciamo, tra virgolette, romantico pop italiano. E attualmente, diciamo, con la musica che fanno in questo momento, che segue molto un filo commerciale, ci vorrebbe, diciamo, un cantante giusto. Di qualche anno fa, capito? Cioè, ti faccio un esempio. Il mio stile è molto Baglioni, ok? Ma Baglioni mica viene a me a fare canzoni, cioè se fa da solo, capito? Invece oggi si tende molto diciamo, a scrivere canzoni. Per esempio, in questo momento va in reggaeton, per dirti, no? Le canzoni che hanno, diciamo, all'interno questo un po' di reggaeton, un po' di latino, anche italiani, però non è, diciamo, il mio genere, capito? Cioè, io non scrivo canzoni perché in questo momento va di moda questa cosa, capito? Cioè, non sono un cantante che segue la moda, ok? Cioè, un musicista che segue la moda. Se io suono il jazz, io suono il jazz. Non è che perché si suona ballano la salsa, io metto a suonare la salsa e merengue, capito? Cioè, questo è, a meno che non sia una serata a spettacolo dove diciamo richiedono quello e lo so fare, lo faccio, però diciamo che nel creare non creo una canzone con un riff di reggaeton, capito? Se tu ci fai caso, anche gli artisti che vedi in televisione adesso, da Amici a tutti, diciamo, i programmi che fanno X Factor, queste cose qui, e tu li vedi, i ragazzi che vanno a cantare le canzoni italiane in questo momento seguono la moda, ok? E la moda è fare canzoni, diciamo, incentrate più sull'aspetto estivo, capito? Che sull'aspetto, diciamo, tra virgolette, con una melodia giusta, ok? Cioè, si somigliano tutte le canzoni estive, se ci fai caso. C'hanno tutte queste, dentro questa musica, diciamo, latina che manco ci appartiene, volendo. Tu sei di Napoli? Metto. Sì. Vieni da una terra dove ci sono una marea di case discografiche, in realtà, cioè una città, un mondo, musicalmente parlando, quasi è a sé, perché effettivamente Napoli è musica, è, come dire, Napoli è pizza, ci siamo, è sempre un Sì, continuo. però a Napoli diciamo che, allora, se tu mi parli di Napoli anni 80-90 è una cosa, se mi parli della Napoli musicale di oggi è tutta un'altra, ok? Un esempio, io seguo tipo una scuola, io sono un musicista, suono la chitarra, seguo una scuola che è quella tipo di Pino Daniele, ok? Però adesso in questo momento Pino Daniele che non c'è più, né fisicamente e nemmeno musicalmente tra coloro che scrivono canzoni e cantano Napoli, perché a Napoli c'è, tra virgolette, questo momento, diciamo, neomelodico che c'è da un po' di anni, che comunque abbraccia una fascia di spettatori che è, diciamo, quella lì più trash di Napoli, capito? E sono loro alla fine che lavorano di più, perché se vai analizzando, li vedi nelle feste, nei matrimoni, nelle comunioni, li vedi fare qualche concertino. Però diciamo che anche loro seguono un filone commerciale di adesso, capito? Tu scrivi la canzone, che ne so, cioè scrivi la canzone in base al momento. Però secondo me un autore dovrebbe scrivere le canzoni che si sente, non in base a un momento dell'anno, cioè, capito? In questo momento va di moda, tutta musica così,
tu non puoi seguire sempre il filone, perché sennò alla fine ti snaturi anche tu come autore, capito? Cioè, ti faccio un esempio, cioè Renato Zero ha sempre cantato canzoni alla Renato Zero, capito? Non è che si è messo a cantare l'Espasito da un giorno all'altro, capito? Cioè, perché deve andare a lavorare? Questo è il discorso, capito? Invece la musica in generale come è cambiata secondo te da quando hai iniziato a fare musica ad oggi? Beh, la musica è cambiata perché comunque diciamo che ci sono più cantanti, cioè diciamo che c'è un detto a Napoli che dice, ma te lo dico in italiano dopo, che dice che il microfono pesa meno di una cardarella. La cardarella sarebbe quella lì dove il muratore mette dentro l'acqua e diciamo il terriccio per fare la calce, no? E il detto te lo fa capire, che la mattina uno si sveglia e canta, capito? Perché? Perché comunque è più facile andare a cantare e mantenere un microfono in mano che andare a fare tipo il muratore, capito? Andare a lavorare, capisci? Questo è il discorso. C'è gente che di musica non sa manco una nota e magari c'è i followers, poi c'è anche il fenomeno dei followers, c'è il fenomeno Instagram, TikTok. Cioè, oggi come oggi non è che tu canti e canti, cioè, non c'è più, diciamo, la ribalta, tu non è che beh, a Sanremo c'è la ribalta. Cioè, oggi tu vai su internet, fai un video e magari piace e diciamo, fai i followers e in quel momento non ti serve manco andare in televisione, capito? Questo è. È vero, il mondo musicalmente, una volta prima si parlava di dischi, di vendita di dischi, Certo. e adesso i social hanno sostituito, Spotify ha Sì. sostituito molto spesso anche se poi il Sì, vinile abbiamo sì, scoperto che il ristario è tornando in auge. sì. Sì, vabbè, ma perché c'è ancora qua, tu prendi per esempio, allora ti faccio un esempio. Io sono un musicista e vado a fare una serata di piano bar, giusto? E mi porto la tastiera, due casse, le aste, i microfoni, mixer e quant'altro. Ma io sento sempre i ragazzini che dicono vado a suonare, e in realtà sono dei DJ attuali che si portano appresso un computer con il programma virtual DJ, tipo una cassa batteria, e dicono vado a suonare, è offensivo per chi ha studiato musica, per chi che tu non vai a suonare, cioè andare a suonare significa prendere uno strumento musicale e suonartelo, capito? Con le mani. È tutto cambiato, capito? Tutto diverso. Cioè, la musica non migliora, capito? Così peggiora perché nascono meno musicisti, i musicisti veri non li vedi mai, né in TV né attraverso i social, musicisti veri. E sui social vedi soltanto, diciamo, gente che si inventa un lavoro e scrive anche la categoria, capito? Perché vanno a suonare per pochi euro, perché logicamente loro arrotondano, mentre c'è un musicista che suona veramente, che viene chiamato, e logicamente non può abbassarsi a un prezzo così basso, cioè così misero per andare a fare una serata, capito? E quello è. Cioè, come cantanti, non ci sono più cantanti, sono i karaoker, ma qui non sono cantanti, capito? Scendono la base e cantano, ma non è cantare. Cioè, non è arte quella, capito? Cioè, diciamo che la musica ha perso un po' l'arte per strada. Ecco qua, questo è il termine giusto, forse. Forse, se fosse stato in questi tempi, un Baglioni, un Pino Daniele, un Vasco Rossi, che hanno avuto successo non con il primo, secondo, cioè, No, nel tempo avrebbero avuto difficoltà. avrebbero avuto un probabilmente difficoltà. Sì. Allora, i Baglioni, zero. Vasco Rossi, Antonacci, tutti questi cantanti degli anni 80, 70, vabbè, Baglioni anni 60, 70 addirittura, ma Pino Daniele, tutti questi artisti avrebbero avuto grandi difficoltà, capito? Cioè, perché se non fossero stati gli artisti al passo coi tempi, non avrebbero fatto manco serate, capito?
se tu devi chiamare un TikToker che praticamente non sa cantare, che devi chiamare un Baglioni oggi, senza capire chi è Baglioni, tu chiami il TikToker perché c'ha più seguito, capito? Questo è il, cioè, Baglioni riempie un teatro, ma con persone che hanno comunque un'età che varia dai 40 in su, capito? Mentre se tu metti un ragazzino di amici a fare il concerto, riempie il doppio di Baglioni con ragazzini che vanno dai 16 ai 20 anni. È tutto qui. Che però magari questo cantante insomma manco cantava, capito? Che poi ti faccio un esempio, anche i cantanti che cantano con l'aiuto vocale, no? E tu vedi nei programmi televisivi, ma l'aiuto vocale, cioè, non ci dovrebbe manco essere, capito? Anche Sanremo, a Sanremo c'è stato l'aiuto vocale, capito? Negli ultimi anni, ma non ci deve, cioè, non puoi cantare con l'aiuto vocale, perché a questo punto con l'aiuto vocale può cantare chiunque. Capito? Cioè, non puoi andare con la voce elettronica, cioè, si è persa l'arte, capito? Per strada proprio si è persa l'arte di cantare, l'arte di tutto ormai. Non serve più andare manco a studiare musica o canto, tanto becchi il primo, diciamo, che ti fa una canzoncina, tu la canti, se sei carino e bellino, c'hai un seguito. Certo, poi finisce, dopo un anno, 2 anni, si dimenticano di te, però in quegli anni in cui tu lo fai, sei, diciamo, tu guadagni, capito? Sia economicamente che come visibilità, capito? È un discorso, diciamo, molto complesso, capito? La musica in questo momento. E si va a finire sempre sullo stesso discorso, tutto qui. No, ragazzi, io vi saluto tutti, Radio Studio 7, giusto? Saluto te, Pietro, Mario, tutti i tuoi ascoltatori. E se qualche volta volete ascoltare il mio brano, basta andare anche sulla pagina del Studio 7, ho visto che ha condiviso il brano, quindi non per crearmi followers, ma giusto per far capire che musica faccio, ok? Vogliamo ricordare come si titola il brano? Sì, il brano si intitola 20.03, che è l'orario praticamente, che poi esce anche, cioè, c'è anche in una frase della canzone, quindi mi sembrava molto, cioè, a me piaceva così, cioè, non usare sempre frasi, diciamo, delle canzoni per dare un titolo, ma usare quel piccolo, diciamo, numero. 20.03 per specificare una canzone. Ti vogliamo ricordare dove lo troviamo? Tutti Sì, la. allora lo trovate su YouTube, sul mio canale che è Ciro Angelosa, poi sulla mia pagina Facebook che praticamente è sempre Ciro Angelosa, poi anche su Instagram, sempre col mio nome e cognome, entrate nella mia pagina e potete ascoltare il brano. E tra qualche giorno anche su Spotify sarà pubblicato il brano. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro.